guardiamoci in faccia. Levamo un dama lì. E come finisce? Poi secondo. E là ci abbiamo visto sempre fanno. Attoppiamo qua, sapettosa, ne ci rubiamo. I spazzini poi si ammazzano. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, si può fare. Puoi correre e volare, puoi cantare, puoi gridare, puoi vendere e comprare. Siamo nella periferia di Villa Bada con altri disagi, con altri malumori. Accanto a noi abbiamo il consigliere del comune di Villa Bada, Francesco Librera. Ecco, stiamo raccogliendo in pratica le lamentele di parecchi residenti. Allora, alcuni residenti lamentano che qua praticamente hanno le case tutte rovinate a causa che non è stato fatto ancora il canalone. Per quanto mi concerne, il comune di Villa Bada già ha attivato tutte le procedure burocratiche che sono state necessarie farle. A quanto oggi mi risulta manca per l'APS, che non sappiamo il motivo perché, e questo lo andrò a verificare più tardi al comune. Come mai ancora non si è attivato? La gente è esausta, non ne può più. Questo territorio va rivalutato e non deve essere un dimenticatoio, non deve essere un rione che si viene soltanto ed esclusivamente quando si è in campagna elettorale, perché siamo tutti uguali, nessuno è disuguale. E allora io, in qualità di consigliere comunale, mi impegno a parlare con il sindaco, con l'ufficio tecnico e con l'APS soprattutto per ultimare questi lavori. Questi lavori addirittura dovevano partire nel mese di luglio-agosto, oggi siamo a 10 di novembre, non se ne sa niente. Quindi io, in qualità di consigliere comunale, do la mia parola che mi impegno come se fosse casa mia, anzi tutto Villa Bada è casa mia, quindi io non faccio questa cosa soltanto, non mi impegno soltanto perché siamo a Figarazzelli, cioè Villa Bada, perché Villa Bada è tutto uguale. E quindi io dico sempre ai miei colleghi consiglieri, agli assessori, a tutta la giunta, dobbiamo essere presenti in tutti i territori di Villa Bada, non soltanto la piazza. La piazza è perché è il centro di Villa Bada, ma poi Villa Bada è tutto. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole. Iniziato, questo muro si trova in queste condizioni da 6 anni, addirittura come puoi vedere ci sono delle transenne, quindi diventa pure un pericolo per i bambini, per andare a scuola devono camminare in mezzo alla strada. Ecco, possiamo vedere noi il muro come tutto disfatto. Poi abbiamo che qua c'era un muretto per avere una protezione e il comune l'ha fatto buttare a terra perché non era giustamente in regola. Ma dico io, non è in regola, ma quantomeno facciamo dei lavori così rendiamo vivibile questo posto. Quindi non si è fatto niente, non si muove foglia. No, a 6 anni non si muove foglia, anche perché voglio dire che questa amministrazione, colpa non ci dobbiamo dare, perché si è insediata da almeno da 2 anni e mezzo. Quindi i tempi tecnici e burocratici sono quelli che noi sappiamo. Purtroppo questo è un territorio dove c'è di mezzo l'ANAS, c'è di mezzo l'APS e c'è di mezzo il comune. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, si può fare. Puoi correre e volare, puoi cantare, puoi gridare, puoi vendere e comprare, puoi rubare e regalare, puoi piangere e ballare. Io mi riallaccio alle parole che poc'anzi ha detto il consigliere Librera. Non è che sono contenta, sono infelice, perché io da 40 anni che viviamo in questo stato qua. Buche, non si può neanche camminare più, né con le macchine e neanche a piedi. Quindi il pericolo è ogni giorno. Il pericolo è ogni giorno, infatti qua c'è una cugina mia che può testimoniare che l'anno scorso è caduta pure a terra tramite qua una buca che era scoperta e quindi è andata a terra. Siamo scontenti perché indubbiamente qua vengono soltanto quando ci sono le elezioni, perché vogliono i voti, e questo a noi non ci sta bene, perché come noi garantiamo il voto al comune di Villa Bada, così il comune di Villa Bada dovrebbe garantire un po' di assistenza in più ai cittadini. Invece tutti questi politici, mi riallaccio sempre a una bellissima canzone di Mina, fanno soltanto parole, 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 fatti non ne abbiamo ancora visti, mai. Speriamo che questa sia la volta buona,
che noi possiamo risolvere il nostro problema, perché qua è un disagio quando piove, principalmente tutto il terriccio che c'è qua nel campo sportivo, tutte queste fognature che sono tutte otturate e che quindi indubbiamente qua si formano dei laghi, qui è diventato veramente un pericolo. Quindi cerchiamo di risolvere questa situazione il più presto possibile, perché qua io ho detto anche ai miei, non dico amici, cittadini del comune di Villabate, che noi se non vediamo niente entro le elezioni nessuno andrà a votare. Quanto siamo? 200-300 persone che abitiamo in questo comune, e quindi non andremo nessuno a votare via Generale De Maria, via Turba, mi sembra che ci sia pure qua la via Messina Ficarazzelli, tutto il territorio che comprende Villabate, noi non andremo nessuno a votare se prima non vediamo i risultati. Qua già lo sanno, io sono portavoce di quello che mi hanno detto loro, non è che io, è una mia iniziativa, qua loro, le persone dicono così e così sarà. Un augurio a tutti. Signora Bermonte, siete sicuramente decisi, però se qualcuno si fa vivo? Se qualcuno si fa vivo, come ci sta dimostrando qua il consigliere Librera, che vuole veramente aiutarci con il cuore, che poco fa ha detto che il comune di Villabate è la sua casa, e allora noi saremo proclivi a venire a votare tutti in massa. Ma se noi non vediamo questo, noi non veniamo a votare. Se ci saranno i lavori, noi prenderemo addirittura pure i pensionati, la gente invalida, gente che non può venire, la mettiamo pure in macchina e la portiamo a votare. Ma se questo non ci sarà, noi ribadisco ancora una volta che noi non verremo nessuno a votare. E qui ho concluso. Grazie.